una parità di grande sostanza sia tua che di Zampano sulla fascia. L'Udinese ha messo in grande difficoltà, tu tra l'altro sei uscito quando il punteggio era ancora in parità. Purtroppo paghiamo ancora questi calci d'angolo. Sì, purtroppo paghiamo questi calci d'angolo, come hai detto tu. Secondo me abbiamo fatto una buona gara contro una grande squadra come il Napoli. L'abbiamo affrontata a viso aperto e secondo me oggi si è rivista l'Udinese delle 5 vittorie consecutive. Ecco, in molti si chiedevano dove fosse finita questa squadra. Adesso, proprio alla vigilia di quello che sarà di nuovo quel ciclo di 5 partite, credi che questa dimostrazione sia importante anche all'interno del gruppo, perché non è tanto importante fuori quanto anche per voi per caricarvi in vista dei prossimi appuntamenti? Sì, sicuramente questa partita secondo me ci ha dato tanta fiducia. Sicuramente anche come abbiamo affrontato il primo tempo e a tratti il secondo tempo ci dà tantissima fiducia in vista della partita della vita contro il Crotone, che sicuramente affronteremo al massimo e possiamo far punti assolutamente contro il Crotone. Ecco, c'è un pizzico poi ovviamente di rammarico, perché venire qui, segnare 2 gol al Napoli, andare 2 volte in vantaggio e non portare via punti, questo magari all'interno del gruppo può aver anche scosso qualcosa, proprio in vista poi di quella che sarà la concentrazione difensiva che dovrà essere proposta proprio in questi appuntamenti determinanti. Non credo, penso che questa partita ci ha dato solo del positivo, poi sicuramente dobbiamo affrontare meglio la partita con il Crotone e guardare piccoli errorini che abbiamo fatto in fase di marcature, di palle inattive, però penso che questa partita ci lascia solo del positivo.